No. Allora, buonasera e grazie per essere con noi per questa, diciamo, ultima puntata del nostro ciclo di incontri. Grazie mille. Che, come sapete, è stato ideato dal professore Ruggero Eugeni, che oggi è qui anche in veste di relatore, e da me. E purtroppo non siamo in grado di recuperare l'incontro sul dispositivo artistico-letterario, è vero Ruggero, che avrebbe avuto come Non protagonisti. sappiamo dire adesso quando lo troveremo. Ecco, può darsi che ce la faremo, ma non sappiamo, non abbiamo idea, quindi non possiamo annunciare una data. Perciò per ora chiudiamo in questo momento. Abbiamo però, credo, appreso diverse cose sulla nozione di dispositivo. Abbiamo cominciato a fare questa nostra indagine su una nozione che ci sembra rilevante per poter comprendere alcune strategie del pensiero oggi, il dispositivo come protagonista tra i meccanismi del sapere e del potere dei processi di soggettivazione. Ecco. Allora, oggi abbiamo due interlocutori importanti. Inizieremo dalla relazione del professor Eugeni, che è professore ordinario di semiotica dei media presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore ed è anche direttore dell'Alta Scuola dei Ex Master, direttore. ex direttore. Questo mi giunge nuovo. Beh, io lo presento lo stesso come direttore, fa Però tutti i limiti di età, di mandato. niente. Comunque dell'Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica. Ha studiato con molta attenzione, molta profondità le relazioni tra i media e le varie dimensioni spettatoriali in chiave di semiotica culturale, ma non solo in chiave di semiotica culturale. Ricordo solo tra le sue molte pubblicazioni, ne ricordo due. Una perché mi ha proprio insegnato a lavorare, l'analisi semiotica dell'immagine, dico proprio, lui lo sa che dico la verità. Mi ha insegnato a lavorare sull'immagine da un punto di vista che non era interno alle mie competenze, mi ha dato molto. Ecco. E l'altro, che è un libro recente, che mi preoccupo sempre di ricordare quando vado in giro, che è La condizione postmediale, perché mi sembra che apra un orizzonte di novità, appunto, sulla una condizione che il professore Eugeni definisce postmediale, tenendo in considerazione un punto di avvio molto rilevante, cioè che i media oggi, come sappiamo, coincidono con l'aria che respiriamo, coincidono con gli ambienti di vita molto complessi in cui siamo immersi e che sono davvero dei conglomerati, delle matasse, come ci aveva detto il professor Carmagnola, no? Degli ammassi intrecciati in cui gli aspetti naturali, culturali, tecnologici sono completamente integrati in modo tale da non rendere percepibile nemmeno la presenza del tecnologico, cioè la presenza, diciamo così, del macchinico, per dir così, in essi, in tali ambienti. Diciamo che siamo ibridati da questo punto di vista, neotecnologicamente. Ecco, il professore Eugeni ha studiato molto bene questi argomenti, questa specie di, potremmo dire, con le parole che lui usa nell'introduzione a questo testo di Jean-Louis Baudry, Il dispositivo, potremmo dire all'interno di questa naturalizzazione dei dispositivi negli ambienti di vita. Ecco. Quindi il tema è, da un lato, la pervasività del dispositivo, dall'altro, la pervasività del dispositivo e dall'altro, direi la condizione
postmediale. Ecco. Lo ringrazio molto di aver accettato di partecipare anche come relatore a questo percorso e gli do senz'altro la parola. Grazie, grazie Roberto. Grazie anche di questa presentazione. Tra l'altro segnalo che è in sala il traduttore del saggio di Baudry, che è quel signore, quel giovane con gli occhiali dall'aria da nerd che risponde al nome di Giorgio Vezzù. Sì, dunque, oggi mentre scambiamo due rapide parole con il professor Franzini, secondo me andrà a finire così. Chiudiamo questa serie di incontri con un processo al dispositivo in cui io cercherò di difenderlo e lui cercherà di attaccarlo. Poi voi farete la giuria e quindi alla fine poi mettiamo ai voti se il dispositivo è ancora valido o non è valido. La mia posizione, ve lo dirò subito, qual è che il dispositivo è uno strumento ancora valido, uno strumento concettuale ancora valido, ma ha bisogno di una serie di messe a punto, ha bisogno di una revisione, è uno strumento un po' vecchiotto, è sempre valido ma un po' vecchiotto, che ha bisogno di alcune messe a punto per continuare a essere, diciamo così, euristicamente produttivo nella situazione contemporanea, nella situazione in cui siamo. E dunque, scusate, mi alzo perché così vi vedo. Mi sentite? No, no, perché poi c'è l'inquadratura, devo stare seduto, sto a mezz'asta. No, sto a mezz'asta. Allora, il dispositivo, signore e signori, non sono qui per seppellire il dispositivo, ma per... Allora, il dispositivo entra di diritto nel dibattito sul cinema e sui media negli anni 70. Entra negli anni 70 con una serie di saggi, tra cui quelli di Jean-Louis Baudry, che ipotizzano che si possa affrontare teoricamente il cinema in quanto dispositivo. Cosa vuol dire con questa parola Baudry? Vuol dire che il cinema è una macchina che determina delle esperienze specifiche nello spettatore. Queste esperienze specifiche sono esperienze che per Baudry, siamo negli anni in cui la teoria del cinema si rivolge alla semiotica, ma anche alla critica dell'ideologia di Althusser, anche alla psicanalisi lacaniana. Bene, il cinema riattiva una serie di processi psichici e ideologici di tipo primario, di tipo basilare. Questi processi, ve la faccio un po' breve, sostanzialmente sono processi che costituiscono la soggettività dell'individuo. Sono processi di, oggi diremmo meglio, di individuazione del soggetto. Per esempio, il cinema riattiva quella particolare forma di originaria di riconoscimento di sé che rappresenta lo stadio dello specchio lacaniano. Il bambino kleiniano, prima che lacaniano, il bambino guardando la sua immagine ricompone un'immagine unitaria di sé, che naturalmente fa capo ad un immaginario, ma che è un'immagine che è efficace, che è effettiva nel dargli un posto nel mondo. Fate attenzione a quello che dico, perché poi dovrò anch'io un po' criticare quello che sto dicendo, cioè dice che tutto questo oggi non funziona più tanto bene, però diciamo al momento l'idea era questa. Il cinema è un dispositivo perché è una macchina che in maniera automatizzata riattiva un'esperienza primaria, quale quella della individuazione del sé, tipica dello stadio dello specchio. Bene, questa idea è un'idea che avrà una grande influenza, però è un'idea che nella teoria del cinema è destinata anche a produrre degli effetti diversi. Anzitutto vi faccio notare come per poter essere efficace un'idea di questo tipo vada un pochino scomposta, cioè all'interno del dispositivo noi parliamo in effetti di tre cose diverse.
Vorrei dirlo con chiarezza, in parte questo si ricongiunge anche a quanto dice e scrive Fulvio Carmagnola sul dispositivo, in parte se ne discosta. Diciamo che vuole dire tre grandi cose. Anzitutto, un dispositivo è un modello epistemico, come appunto lo specchio di Lacan o anche l'apparato psichico di Freud che sta dietro queste riflessioni, cioè è un modello astratto che il ricercatore formula per dare senso ad una serie di fenomeni, per individuare dei principi di spiegazione. In altre parole è una teoria, appunto. Questo concetto di dispositivo è quello che poi ritroviamo in tutto quello che è stato detto su Foucault negli scorsi interventi, anche quello che diceva Natoli l'altra volta, sottolineando come si tratta certamente diciamo di un nodo, di un garbuglio, come richiamava Carmagnola, si tratta anche di un campo di forze dentro cui lavorano dei processi appunto di soggettivazione, di selezione del dicibile, eccetera, eccetera. Questa è un'idea, diciamo una prima idea di dispositivo. C'è poi una seconda idea di dispositivo che troviamo peraltro anche in Foucault e che troviamo nel cinema, cioè una concreta macchina esperienziale, cioè una disposizione, un dispositivo in quanto disposizione, una, come dire, una oikonomia, come direbbe qualcuno, una disposizione di cosa? Di oggetti, di soggetti, di spazi, tesa, volta a, ad avere ad assicurare un certo funzionamento, a raggiungere certi scopi. Il cinema è questo, il cinema in questo senso è un dispositivo, anche la pittura però è un dispositivo, il dispositivo del quadro studiato da Victor Stoichizza, per esempio, la televisione ovviamente, cioè un dispositivo nel senso appunto di agencement, come scriveva Deleuze, cioè concatenamento, ingranaggio reciproco di elementi volti a produrre un certo funzionamento con un grado più o meno accentuato di automatismo. Ma però c'è una terza accezione da non scartare: il dispositivo sono anche degli strumenti, dei device, degli strumenti tecnologici. Dispositivi sono appunto la macchina. Le macchine che permettono il funzionamento del cinema. Recentemente molti hanno studiato il nostro telefonino come un dispositivo. Allora capite che tra questi tre livelli, per esempio in questo momento va fortissimo, se volete diventare ricercatori universitari in questo campo, in questo momento vi consiglio di studiare gli schermi. Sono usciti già due libri importanti, ne usciranno altri due tra quest'anno e l'anno prossimo sugli schermi. I schermi sono un tema caldissimo, quindi avrete sicuramente un ampio successo. Per esempio Giorgio Vizzo ha scritto un saggio sugli schermi in cui fa riferimento addirittura anche a Dante, cosa che vabbè, la donna schermo, eccetera. Dunque, schermi sono un pezzo di dispositivo. Vedete che in tutto questo c'è una logica, diciamo così, un po' di distinzione, ma anche di connessione, perché e questo secondo me rende interessante il concetto di dispositivo, questa triplice articolazione, perché questa triplice articolazione ci consente di andare dal basso all'alto e viceversa. Allora partiamo dall'alto. Esistono, diciamo, delle episteme, come direbbe Foucault, esistono delle reti discorsive, come direbbe un altro teorico molto interessante che è Friedrich Kittler. Esistono appunto dei, virgolette, dispositivi, degli apparati in cui pratiche, saperi, giochi di potere sono davvero aggrovigliati e costituiscono dei campi di forze che costituiscono anche dei processi di soggettivazione. Ma tutti questi di per sé non servono a niente. Quando cominciano a servire? Quando entrano nell'esperienza delle persone, dei soggetti, quando diventano cioè dispositivi di tipo B. Da apparati potremmo dire si fanno dispositivi veri e propri, diventano cioè delle macchine come il cinema. Ma allora il cinema a quali logiche, non so, di potere o di sapere, per esempio, risponde? E come queste logiche sono magari comuni o ereditano qualcosa dalla pittura?
lo stesso fatto che lo spettatore sta davanti ad uno schermo riprende, no? Qualche cosa, addirittura secondo alcuni questo arriverebbe fino al computer, lo schermo del computer, la finestra, la Windows del computer sarebbe un erede dello schermo cinematografico che a sua volta erediterebbe la forma della finestra, dalla finestra albertiana, che implica una certa posizione e una certa disciplina tra il soggetto guardante, l'oggetto guardato, e tutta una appunto un agencement, di elementi che è garantito appunto da un certo dispositivo. E infine ci sono le tecnologie o le tecniche che sono certamente diciamo metonimicamente parte, no, del dispositivo B, ma in quanto device hanno poi un ruolo e qualche volta parte anche un movimento opposto, potremmo pensarlo, cioè potremmo pensare che il device, che la tecnologia produce, per esempio secondo alcuni il telefonino funzionerebbe così, cioè produce un certo assetto, cioè produce una serie di pratiche, il fatto che se io guardo il telefonino non posso guardare il mio interlocutore, il fatto che se sto rispondendo oppure se sono continuamente disponibile o se mi chiudo in una bolla di attenzione, si producono diciamo delle conseguenze sui rapporti interpersonali, nelle relazioni quotidiane. E tutto questo potrebbe rimandare a sua volta alla costruzione di nuove forme di potere, per esempio secondo tutta una serie di modi di pensare che non sono proprio, diciamo così, deterministici, cioè non rispondono a determinismo tecnologico, però pensano che le tecnologie stanno cambiando i rapporti di potere, per esempio introducono dei poteri multicentrici, multipuntuali, contro una concezione del potere più concentrata. In fondo potremmo anche interpretare, no, la svolta dalle società diciamo così del controllo alla società della sorveglianza fino alle attuali società che non sono in realtà né di controllo né di sorveglianza, sono società di tracciamento, diciamo così, alla luce delle trasformazioni tecnologiche che sono la base di quei dispositivi esperienziali che rimandano a loro volta a dei modelli interpretativi. Quindi è questo che fin dall'inizio garantisce al concetto di dispositivo una tenuta. Oggi questo concetto è ancora utile? È ancora praticabile? Ecco, questa è la domanda su cui forse ci giochiamo la possibilità che Cappelli ci affidi un altro ciclo di conferenze. La risposta non è semplice, ve lo dico subito. Non è semplice anche guardando a quello che sta succedendo oggi nel campo che io conosco, ovviamente, cioè dei media, dei film, media studies, della visual culture, al concetto di dispositivo. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo, diciamo così, grosso modo, tre cose che però sono abbastanza accomunate. Primo, i dispositivi sono al centro di una archeologia dei media. Oggi la storia dei media sta lasciando il campo ad una nuova pratica che è quella di una archeologia dei media, che partendo proprio dall'hardware cerca di ricostruire che tipo di interazioni, che tipo di dispositivi, che tipo di esperienze i media, anche quei media che poi non hanno avuto successo e sono morti, hanno prodotto. Per esempio questi pazzi, sono soprattutto tedeschi, finlandesi, ricostruiscono delle vecchie sale arcade di videogiochi, cercano di capire come funzionava quel dispositivo con Pong o con Space Invaders, eccetera, che tipo di dispositivo era. Oggi è sparito, però c'è stato, che traccia ha lasciato, è un esempio, però effettivamente questo è le vecchie console gioco di videogiochi che non hanno avuto successo e così via, il televisore in 3D, eccetera eccetera. Ecco, dunque una pratica sostanzialmente archeologica. Un secondo modo di lavorare della teoria dei media oggi vede invece il dispositivo come uno strumento di rivendicazione di un minimo di specificità mediale,
prima Roberto accennava all'idea di una post-medialità, nel senso che oggi i media esistono certamente, ma non hanno più quel grado di specificità, di individuabilità che avevano nel passato. Cinema, televisione, nuovi media, videogiochi, esperienze in 3D, eccetera. Cinema visto al cinema visto sul tablet, cinema visto al telefonino, così come si vede televisione o programmi televisivi, serie televisive sul telefonino, oppure video visti su grandi. Ieri ero a vedere lo spettacolo di Roger Waters e secondo me, per un teorico degli schermi di cui sopra, era, come dire, una libidine, cioè passavo da un orgasmo all'altro, perché era il Forum di Assago e c'era uno schermo già enorme, poi a un certo punto si apriva un enorme schermo che attraversava in, diciamo così, in senso longitudinale tutto il forum, in maniera che si creavano due schermi, anzi tre schermi a T praticamente, capite, con una serie di proiezioni eccetera. Quindi ecco, è cinema, non è cinema, come dice Francesco Casetti, è cinema, cioè comunque è rilocazione del cinema. Però su questo i teorici del cinema hanno litigato moltissimo tra chi dice no, l'unico cinema vero, per esempio Raymond Bellur insiste, no, l'unico cinema vero è nella sala cinematografica, e invece chi, un po' come Casetti e come un altro amico che si chiama Philippe Dubois, invece dicono no, è cinema anche quello che è fuori. Quindi il concetto, il dispositivo serve un po' a combattere da una parte e dall'altra questa battaglia. Infatti un libro di Raymond Bellur si chiama La querelle des dispositifs, che fa un po' ha fatto un po' il punto qualche anno fa su questa questione. Infine c'è un terzo modo di vedere i dispositivi che li cancella, perché dice che oggi l'unico modo di pensare i media è in una chiave neo-ecografica, cioè noi, i media sono risorse ambientali. Era un po' quello che già pensava McLuhan, però con strumenti molto diversi. Oggi non si tende più a pensare ad una rete elettrica che ricopre la rete del mondo naturale, secondo l'idea appunto un po' McLuhaniana del villaggio globale, eccetera. Oggi si pensa che ambienti naturali e strumenti tecnologici si contaminino e si ibridino in maniera molto profonda all'interno, diciamo, di tecnoambienti mediali, all'interno dei quali non è più pertinente dove arriva l'aspetto naturale e dove inizia l'aspetto, diciamo, tecnologico. Le tecnologie stesse si sono fatte estremamente, diciamo così, pulveriscolari, si sono fatte estremamente evanescenti. Pensate solo alla rete di sensori che ci circonda. Noi siamo circondati da sensori di tanti tipi, telecamere di sorveglianza. In questo momento delle telecamere ci stanno inquadrando e stanno trasmettendo in streaming, ma sensori del calore, sensori dell'elettricità, sensori delle porte, i nostri telefonini sono pieni di sensori di vario tipo. Noi continuamente autorizziamo varie aziende e piattaforme a tracciare dove noi siamo, quello che stiamo facendo. Qualche volta lo vogliamo perché ci mettiamo degli orologi o dei sensori appunto che in diretta trasmettono i dati della nostra attività cardiaca, sudorazione, quanti passi facciamo, eccetera. Quindi, e questa non è sorveglianza, è quella che chiamavo tracciabilità, ma per dire che i sensori, che sono, diciamo così, l'interfaccia più immediata tra noi e il mondo, sono ormai diffusi in maniera assolutamente capillare e anche, diciamo così, invisibile, ma a noi sta benissimo che siano invisibili. Allora, questo è il terzo atteggiamento. Tutto questo però, in qualche modo, la mia tesi finale, su cui chiudo, è la seguente. Queste tre posizioni possono sembrare diverse, ma hanno senso se teniamo conto di un fattore che però per me è molto importante. Allora, hanno senso se teniamo conto del fatto che oggi i dispositivi non sono più individuabili, dunque sono oggetto o di archeologia o di rivendicazione politica, di politica culturale, di una specificità più teorica che pratica, reale, di certi dispositivi come il cinema, ma in realtà è vero, i dispositivi sono perfettamente integrati in insiemi più complessi che sono in cui non sono perfettamente individuabili.
Allora, ha ancora senso usare l'idea del dispositivo? Allora, secondo me ha senso, ma a patto di introdurre una variazione molto importante del concetto di dispositivo. Se ripercorrete mentalmente, e questa è la mia conclusione, se ripercorrete mentalmente tutto quello che ho detto, vi accorgete di un fatto. Quando ho detto con Baudry e con altri che i dispositivi producono soggettivazione, cioè che producono individuazione dei soggetti, io mi sono sempre riferito a un modello spaziale, perché i dispositivi occidentali hanno sempre lavorato principalmente su una parametrica spaziale. I media, quando ho parlato la finestra, il cinema, la pittura, eccetera. Bene, i media sono media che potremmo definire astantivi, cioè sono media che implicano una presenza frontale del soggetto spettatore rispetto alla superficie di vario tipo, schermica o protoschermica, o come dice un amico filosofo, archischermica, che eroga percezioni, che eroga immagini, posizione frontale. Non a caso, appunto, lo stesso Foucault indaga come, diciamo, un po' emblema della rappresentazione occidentale un quadro come Las Meninas, no? All'inizio delle parole e le cose, che è il quadro che forse è meglio di tanti altri, anche perché illustra questo principio. Guardate Las Meninas, guardate i disegni, no? Che Picasso fa per ripensare il dispositivo, non il quadro, ma il dispositivo visivo della Las Meninas, se capite che cosa voglio dire. Bene, oggi i dispositivi astantivi stanno sparendo. Se indossate un casco di realtà virtuale, o se avete visto per esempio una installazione come Carne e Arena di Iñárritu alla Fondazione Prada, o se vi capita di avere qualche esperienza di realtà virtuale, voi vi accorgete che questi dispositivi non più astantivi ma immersivi sono dispositivi che non riescono più, non vogliono più localizzare il soggetto, individuare il soggetto mediante coordinate spaziali. Che cosa sta succedendo? La mia ipotesi, su cui vi lascio, è che i dispositivi sono ancora validi nella misura in cui lavorano non più sull'asse spaziale ma sull'asse temporale. Oggi i dispositivi mediali sempre di più individuano i soggetti, se volete anche assegnano dei ruoli anche sociali ai soggetti, non perché essi occupano uno spazio determinato dal dispositivo, ma perché essi si muovono all'interno di un tempo che il dispositivo ha prefissato per loro, o di una serie di temporalità che il dispositivo ha prefissato per loro. Questo processo ovviamente non è dall'oggi al domani, è a mio avviso una tendenza, ma ripensare i dispositivi, il concetto di dispositivo come l'ho illustrato prima, alla luce non più della categoria prevalente dello spazio, ma di una sempre maggior prevalente temporalità, fa sì che, signori della giuria, io difenda in questa sede il dispositivo e vi ringrazio. Beh, la cosa si fa interessante e la gara si fa dura, perché il contendente è di peso qui. No, ci sono molte cose che vorrei dire sull'intervento del professore Eugeni, ma penso che ne basti una per la eventuale riflessione. Dunque, in gran parte nella natura dei dispositivi oggi elaborare l'immagine e dall'immagine produrre l'immaginario, e quindi dialogare con l'immaginazione, no? Che viene più o meno orientata e formattata. Ora, l'immagine tiene insieme lo spazio e il tempo in modo assolutamente strutturale, cioè in modo che non si possano scindere, separare. Questo ce lo dice ovviamente la natura potente, la virtualità dell'immagine. Quindi penso che questo possa essere un esercizio di ricollocazione della riflessione sul dispositivo.
Ora, non devo presentare il professor Franzini perché è molto noto ai frequentatori della Casa della Cultura e dirò soltanto due cose. La prima è che lo ringrazio veramente, lo ringrazio di cuore, perché so quali siano i suoi impegni in questo periodo e come sia difficile ritagliare tempo al di là di questi impegni molto, molto importanti. Grazie. La seconda cosa che vorrei ricordare è per me ci sono stati due libri che continuo a usare nella didattica del professor Franzini, ma continuo a usarli veramente, nel senso che li uso continuamente, e che sono L'estetica francese del Novecento, che è il suo primo libro, credo, e L'estetica del Settecento. Ecco, quindi già configura un interesse per due campi di ricerca. L'altro campo di ricerca del quale si è interessato profondamente viene dal suo, diciamo così, dalla sua formazione, dal suo DNA. Si laurea con i professori Piana e Formaggio, quindi la fenomenologia della scuola banfiana è una grande tradizione italiana. Ecco. E questo ha comportato, queste diverse, diciamo, competenze, hanno comportato alcuni volumi. Io ne ricordo, mi sarebbe sufficiente ricordarne due, perché ne ho letti molti del professor Franzini, ma Filosofia dei sentimenti, con l'analisi di Kant, che credo gli sia costato un po' di fatica, con l'analisi di Hume, cose molto importanti, e Fenomenologia dell'invisibile, insieme ad altri anche naturalmente, cioè la verità dell'immagine, cioè i simboli e l'invisibile, sono libri molto importanti perché mettono a frutto le competenze sulla filosofia contemporanea, sulla fenomenologia, sulla tradizione dell'estetica nella sua nascita fondamentale, nella sua epoca fondamentale nel Settecento, per condurci a mostrarci proprio, direi, la ricchezza simbolica del valore dell'immagine a partire dall'analisi del precategoriale, cioè di ciò che è sta davvero in fondo. Ecco, lo ringrazio molto appunto per essere qui. Grazie a te Roberto, grazie. Allora, in realtà io non ho intenzione di accusare il dispositivo. Quando gentilmente Roberto Diodato mi ha detto se volevo partecipare, mi sono reso conto che il dispositivo è molto semplicemente una parola che non uso. È una parola che non uso per spiegare i movimenti della filosofia contemporanea. Allora, naturalmente mi sono chiesto perché è una parola che non uso, cioè per quali motivi. È una parola che trovo in un certo qual modo respingente. E mi sono dato due risposte che costituiscono anche un po' la premessa al discorso. La prima risposta, se vogliamo, è perché non amo la filosofia dei media, cioè non amo di fare una filosofia legata non legata a una filosofia della cultura, ma che guarda alla cultura senza cercare in essa delle costanti storiche che cambiano nomi ma mantengono le loro costanti di senso. Appena detto che vengo da una tradizione fenomenologica, insomma, il dispositivo è il prodotto di una dimensione culturale, è, come è stato giustamente detto, una parola nuova, una parola che nasce nel XX secolo, che nasce praticamente ieri, ma mi chiedo, ma forse non è semplicemente una parola nuova per dire concetti, problematiche, questioni che già esistevano e che hanno una struttura di senso nell'interpretazione della cultura e della società che non può essere dimenticato. In secondo luogo, proprio perché forse, essendo il dispositivo, come ha detto giustamente Roberto Diodato, un modo per elaborare la grande questione dell'immagine, dell'incidenza dell'immagine nel nostro mondo, nel mondo moderno, ecco, forse ritengo che l'immagine, e anche questo è molto fenomenologico, debba rimandare a meccanismi di presenza più che a meccanismi di assenza.
ovvero sia a una rete non meglio determinata, proprio perché rete di poteri, di sensazioni, di questioni. Questo mi ha portato però, questo sospetto, questa autoanalisi cui mi ha costretto Roberto Diodato, ha portato in me una domanda tutto sommato che vorrei condividere questa sera con tutti quanti, che quando noi parliamo del dispositivo in realtà rispondiamo immediatamente a un'altra domanda, non sapendo definirlo, perché possiamo definirlo in vari modi, perché il dispositivo è tante cose diverse, perché il dispositivo in fin dei conti è soltanto una macchina, che noi diciamo ma che dispositivo usi, riferendosi a un cellulare, intendiamo a volte semplicemente degli oggetti o delle funzioni di carattere oggettuali. Ma se vogliamo passare da questo uso funzionale tecnologico del dispositivo ad un elemento di riflessione sul dispositivo, noi dobbiamo rispondere a una domanda che a mio parere sta dietro a tutte quante almeno i titoli degli incontri che sono stati fatti. C'è la domanda: ma che cosa c'è dietro al dispositivo? Cioè, che cosa nasconde il dispositivo? Cioè, vedendo che il dispositivo è qualcosa che è difficile esibire all'interno di una definizione, di una tradizione, che è un concetto recente, che è un concetto che può essere coniugato in vari modi, noi dobbiamo rispondere che cosa c'è dietro. Allora mi sono detto, ma questa domanda, che cosa c'è dietro, io l'ho sentita fare più volte nella storia della cultura, nella storia del pensiero. Qui farò contento Cappelli. L'ho sentita fare da Gramsci, l'ho sentita fare prima da Marx, e forse veniva chiamata in un certo qual modo, quando c'è la domanda che cosa c'è dietro, vuol dire che c'è il timore che siamo di fronte ad una dimensione ideologica, cioè a una realtà che vuole nascondere un'altra realtà. Allora, sono partito un po' dal tentativo di capire, dal mio punto di vista, di fare anch'io un'archeologia del dispositivo, dal mio punto di vista, trovandone tre accezioni, ma rispondendo tentando di rispondere alla domanda: ma dietro il dispositivo c'è forse una dimensione reale, concreta, una reale analisi delle strutture di senso della nostra contemporaneità? O è semplicemente una parola mascherante, cioè una parola che maschera il nostro rifiuto di vedere una continuità nella storia, nella filosofia, della cultura? Confesso che sono partito da una definizione, che il dispositivo, se ha una dimensione ideologica, il dispositivo è un modello retorico per la postmodernità e le sue stesse retoriche. Si comprenderà perché dico un modello retorico, perché il termine dispositivo nasce all'interno di una dimensione retorica, perché il termine dispositivo nasce da dispositio, quindi nasce all'interno di una tradizione retorica, dispone degli elementi sul terreno, e dunque il dispositivo è un modo per ordinare un discorso. Ma ancora una volta, che cos'è la retorica? È un modo per ordinare un discorso al fine non di dire ciò che è vero, ma di convincere un uditorio che questa è la verità. Allora, mi sono detto, in questo concetto in cui il dispositivo è sempre meno quello che intendeva Foucault e sempre più un dispositivo immersivo, è un concetto che può anche modificare il nostro stesso concetto di postmodernità e lo stesso concetto di quali sono le funzioni retoriche della postmodernità. Allora, mi sono detto, cerco di far chiarezza a me stesso, quali sono i tre modi con cui io ho parlato di dispositivo nel passato, cioè quali sono i tre concetti che mi sono venuti in mente quando si parla di dispositivo. Per mia ineliminabile diciamo così formazione di carattere storico, io ho pensato immediatamente a tre autori. Il primo, che è nell'elenco generale del nostro incontro, cioè che cos'è il dispositivo per Foucault, che cos'è il dispositivo per Deleuze e che cos'è il dispositivo per Lyotard. Ecco, questi tre autori ci aiutano ad entrare o ad uscire da una logica del dispositivo. A questi tre autori ne ho aggiunto un altro, che è un autore, un fenomenologo, che è Michel Dufresne, che nel 1973 scrive un saggio, a mio parere molto bello, per una filosofia non teologica,
che è tutto un elogio di una filosofia della presenza contro una filosofia dell'assenza, contro una filosofia delle reti, contro una filosofia degli schermi, insomma contro una filosofia dove la dimensione dell'apparenza risulti pervasiva e dove la dimensione dell'apparenza sia un modo per cancellare il senso profondo, reale, strutturale della realtà e del nostro rapportarci con essa. Appunto, il dispositivo è uno dei tanti modi con cui l'assenza, proprio perché è una rete di concetti, ma non è nulla che possa concretizzarsi sul piano di una nostra specifica esperienza di carattere conoscitivo, sia il scioglimento della presenza nell'effimero della contemporaneità. Quindi il dispositivo come elogio di una dimensione effimera, elogio di una dimensione dove si preferisce guardare, per usare l'espressione di Deleuze, di guardare più alle pieghe delle cose piuttosto che alle cose stesse. Allora, quali sono questi tre concetti che ho voluto identificare? Lo dirò molto brevemente perché chissà quante volte le avete ripetute nel corso del ciclo. Beh, il primo è il dispositivo di Foucault. È molto nota la frase foucaultiana che chissà quanti qui dentro hanno citato, che il dispositivo è un insieme, e anche qui, come vediamo, assolutamente eterogeneo, cioè per definizione ciò che caratterizza il dispositivo non è l'omogeneità degli elementi che lo compongono, bensì l'eterogeneità. Non faccio il fenomenologo a tutti i costi, ma Husserl nella terza ricerca logica direbbe che è un agglomerato, non è un insieme, cioè raccoglie tante cose diverse, ma queste cose diverse non sono unite da vincoli sensibili di unità, quindi certo costituisce un'esperienza, ma questa esperienza è abbastanza casuale, quindi non vi sono delle reti concrete esperienziali all'interno del dispositivo. Sostanzialmente, avrebbe detto Husserl, ciascuno nel concetto di dispositivo può metterci quello che vuole, che non cambia il concetto. Andrea Bonomi aveva provato questo stesso esperimento con un autore che credo fosse, anche se non mi ha voluto dire, Derrida, di rovesciare completamente un discorso di Derrida, di esporlo a un derridaiano mettendo davanti un non e vedere se poi il derridaiano negava o affermava la verità dell'affermazione. Ovviamente non si è accorto del non davanti, cioè quella che lui chiamava la prova del non, cioè il fatto che un discorso, quando può essere rovesciato senza che vi sia qualche elemento di contraddizione di carattere logico, probabilmente è un discorso che ha delle manchevolezze strutturali, quindi che tenta di inseguire la realtà e non di formare o di fondare il nostro senso di relazione con la realtà. Quindi per Foucault il dispositivo è un insieme eterogeneo che, come possiamo vedere, scrive Foucault, implica, ma l'abbiamo già detto, discorsi, istituzioni, strutture architettoniche, decisioni regolative, leggi, misure amministrative, enunciati scientifici, proposizioni filosofiche, morali, filantropiche. Ecco, il dispositivo è una sorta di rizoma, cioè è una sorta di rete che si stabilisce tra questi elementi, ma proprio nel senso del rizoma, cioè una rete dove non si costituiscono dei legami, qualcosa che sta alla superficie e che non vuole mettere radici. Non volendo mettere radici, essendo una rete e per definizione una rete di carattere debole, proprio perché non vuole fondare assolutamente nulla, il dispositivo ha in sé una forza, e lo dice Foucault, una sorta di manipolazione. Una manipolazione di rapporti di forze, manipolazione di un intervento razionale e concertato di questi rapporti di forze. Quindi, in fin dei conti, anche colui che dà una delle maggiori definizioni del dispositivo nella nostra contemporaneità dice che il dispositivo è una forza di manipolazione, cioè in un certo qual modo, nel momento in cui lo pone, al tempo stesso, ed è tutta l'opera
opera di Foucault a testimoniarlo, ci dice di guardare con molto sospetto quell'insieme di tecniche discorsive e concrete di gestione e governo che sono appunto i dispositivi. Quindi al tempo stesso ci dice che il dispositivo è qualcosa che si crea nelle reti della nostra postmodernità, nelle reti infinite di meccanismi della nostra postmodernità, ma qualcosa di cui in fin dei conti dobbiamo diffidare, perché è la manipolazione del senso che è alla base del dispositivo medesimo. La seconda definizione che ho trovato mi è ancora, se vogliamo, ancora più oscura, forse perché è detta col meraviglioso ma oscuro linguaggio foucaultiano. Dice che noi, che è quasi un'ovvietà la seconda definizione, dice: noi apparteniamo a dei dispositivi e agiamo in essi. Insomma, sostanzialmente il dispositivo è qualcosa, e qui do perfettamente ragione a Eugeni, è qualcosa che abbandona la dimensione spaziale, diventa sempre più una dimensione di carattere temporale, è una dimensione di attenzione per l'altro, di attenzione per il nostro diventare altro, è quasi uno strumento di carattere diagnostico della realtà, è una sorta di capacità di vedere per poter prevedere sul piano sociale e culturale ciò che diventeremo. Per cui in fin dei conti, dice, se ho colto bene il succo di quello che dice Deleuze, in fin dei conti analizzare i dispositivi è una sorta di esercizio terapeutico per scoprire quali sono i meccanismi di controllo messi in atto dalla società contemporanea, che è una società fondata dal controllo medesimo. Quindi in fin dei conti qui il dispositivo è uno strumento terapeutico. Ancora una volta il dispositivo allora è qualcosa che nel primo caso parlavamo di un'eterogeneità, anche lo stesso Deleuze, che pure parla a lungo di dispositivo, vede questo aspetto, diciamo così, terapeutico, vuol dire che c'è una malattia e il dispositivo è una sorta di farmaco, esattamente come Foucault, cioè farmaco nel senso platonico del termine, cioè qualcosa che ci mette nella malattia ma che ci aiuta anche a liberarci della malattia. Il terzo è quello con cui sono più in sintonia, anche perché mi permette personalmente di uscire dal dispositivo. Il terzo modello che ho voluto prendere è quello di un autore che personalmente amo molto perché ridefinisce alcune terminologie della tradizione postmoderna, per certi versi li definisce, senza però cadere all'interno del filosofema, e questo autore è Jean-François Lyotard. Ricordo per chi non lo conoscesse che in fin dei conti, se noi oggi in Europa parliamo di postmodernità e diamo anche alla postmodernità la nota definizione l'epoca della fine delle grandi narrazioni, lo dobbiamo a quel volumetto dei tardi anni 70 in cui Jean-François Lyotard, intitolato appunto La condizione postmoderna, dà questa definizione della postmodernità, che derivano sicuramente da varie discussioni che tenne in particolare negli Stati Uniti con molti autori. Ecco, Lyotard ha un interesse, a mio parere, che parla di dispositivo in due sensi. Parla del dispositivo in relazione all'opera d'arte, così colmiamo il vuoto della conferenza che non c'è stata, e poi parla di una forma particolare di dispositivo, quindi parla da un lato di dispositivo critico, cioè vede la critica come un dispositivo che annulla l'opera sostanzialmente, quindi dice: nella società postmoderna non ci sono più le opere, ma l'opera si confonde con la dimensione della critica. Discorso che può apparire astratto, ma se noi visitiamo una biennale o visitiamo il Salone del Mobile in questi giorni nella mia università, vediamo che in definitiva si tratta di dispositivi la cui scarsa funzionalità si traduce, la cui scarsa, diciamo così, propensione estetica si traduce molto semplicemente in un discorso di carattere critico. Quindi da un lato parla di un dispositivo critico che annulla l'opera, anche questo è interessante, il dispositivo critico che sta intorno all'opera finisce per annullare la specificità di senso dell'opera.
Ma se finisce per annullare la specificità di senso dell'opera, cioè se finisce per far sì che l'opera non si giudichi, o meglio è anche sbagliato il termine giudicare, che dell'opera d'arte non si parli se non all'interno di una dimensione critica, al punto che l'opera d'arte si scioglie all'interno della critica, forse allora dobbiamo dire che senso ha il dispositivo critico connesso all'arte. E dà una seconda accezione di dispositivo e parla con evidente ascendenza freudiana, che non c'è in tutti gli autori che parlano di questo orizzonte, che parla di dispositivo pulsionale. Ecco, l'opera d'arte è un dispositivo critico, ma proprio perché non ha un oggetto, proprio perché non ha dei valori estetici di riferimento, proprio perché non può essere pienamente inserito all'interno di una filosofia dell'esperienza, proprio perché non sappiamo definirlo in una cornice di senso costitutiva e fondativa, ebbene allora è semplicemente un dispositivo pulsionale, c'è un insieme di reti, di significati contingenti, o meglio di forme di vita contingenti, di giochi linguistici contingenti, Wittgenstein è sempre dietro questi discorsi, un insieme di giochi di vita che tra loro collaborano, meglio definiti, che parlano addirittura, come dirà a conclusione della condizione postmoderna, per paralogie, cioè parlano sostanzialmente il linguaggio degli schizofrenici. Bene, questa rete non è una rete che abbia un senso, e quindi l'unico senso che possono avere questi dispositivi chiamati opera, che sono dispositivi critici, è di generare in noi delle dinamiche di desiderio, ma non di desiderio nel senso del possesso, ma del desiderio appunto come dispositivo pulsionale, come insieme di pulsioni che scatenano, che fanno emergere, quasi che si trattasse come di un elemento perturbante, l'ess che è in noi. Quindi in fin dei conti il dispositivo pulsionale è l'emergere dell'ess attraverso l'opera, cioè emergere di una dimensione profonda che, grazie a questa rete confusa, emerge in noi. Dice l'arte, l'opera d'arte, dice non è semplicemente, dice, una, come ho detto prima, una dimensione critica. Vi è una bella definizione che ho trovato in Lyotard, dice: in fin dei conti la consistenza reale dell'opera consiste semplicemente nella pragmatica in cui è stata concepita e realizzata. Cioè l'opera d'arte non ha più una sua realtà specifica, ma consiste nella pragmatica, che è in primo luogo una pragmatica sociale oltre che psicologica, per cui dice, prendendo spunto da un altro studioso, cioè Buren, dà una definizione, dice: l'opera non è altro se non l'opera d'arte non è altro se non esibizione della pragmatica nascosta nell'arte, quindi non è una cosa in sé, ma l'esibizione di una serie di pratiche nascoste all'interno dell'arte stessa. Cioè, in fin dei conti, come ha detto bene il professor Eugeni, in definitiva il processo di significazione dell'opera non viene più ricondotto a giudizi, a forme, a contenuti, a senso, ma diventa soltanto, per usare un'altra espressione che usa Lyotard, a una sorta di astrazione semiotica. Cioè è un insieme di segni totalmente autoreferenziali, totalmente fine a se stesso. Allora, insomma, per usare un'altra parola che i postmoderni amano tanto, è una sorta di disseminazione del senso, e l'unico modo che ha il filosofo per avvicinarsi a questa disseminazione è di scrivere un senso che si disperde nel mondo, appunto un senso che è frantumato, un senso che non ha una sua dimensione comune. Insomma, il dispositivo dell'opera è un dispositivo pulsionale, perché scioglie l'opera all'interno di un, ancora cito Lyotard, all'interno di un gioco di intensità di libidiche, un gioco di intensità libidiche, perché qui si parla di libido quando parliamo di dispositivo pulsionale, quindi l'opera diventa semplicemente un gioco di intensità libidiche nel cui ambito il problema del significato perde importanza. Il problema del significato perde importanza, e che cosa allora guadagna importanza? Guadagna importanza soltanto il problema della trasformazione, del reinvestimento di energia. Quindi il dispositivo pulsionale è semplicemente l'uso dell'energia che noi investiamo attraverso l'opera.
Questo è il risultato, meglio queste frasi che vi ho letto, sono il risultato di una riflessione che Lyotard riprende da un'opera che peraltro ho contribuito a tradurre, ho prefatto, un'opera del 1971 di Jean-François Lyotard, un'opera a mio parere bellissima, che ha come titolo Discorso e figura, discorso, virgola, figura, in quanto discorso, virgola, figura, vuole appunto dimostrare come l'opera sia questa dinamica pulsionale che emerge e viene alla luce. Quindi la figura è proprio quell'insieme di buchi della realtà, è proprio un dispositivo che deve far emergere questa dinamica di carattere pulsionale. Ecco, allora, e per concludere, anch'io arrivo alla mia conclusione, allora il dispositivo mette in atto una vera e propria, per Lyotard, una vera e propria retorica del desiderio, anzi Lyotard ci fa capire sempre più, dalla sua prima alla sua ultima opera e anche in un saggio più recente che ha come titolo La Cinema, un saggio molto interessante, anche se naturalmente ha degli elementi di cui potremmo discutere a lungo, ma ci fa capire che il dispositivo ha una natura strategica. Ha una natura strategica, e la strategia che mette in atto è una strategia di annullamento della dimensione del senso a favore di una disseminazione del senso. Quindi il dispositivo è la rinuncia della filosofia ad indagare sulla dimensione del senso per favorire un'indagine delle forme di vita, delle forme linguistiche, dei giochi linguistici della nostra contemporaneità, favorendo piuttosto che la fondazione del senso, la disposizione del senso, o meglio la disseminazione del senso stesso. Quindi non è più possibile organizzare il discorso filosofico anche in relazione a quella che era ritenuta dal romanticismo in avanti la fondazione del senso, cioè l'opera d'arte, non è più possibile organizzare in un contesto fondativo, perché va disseminato all'interno di un contesto dispositivo, per cui l'arte è un dispositivo libidico, fa emergere energia, non fa emergere senso. Ecco, allora, è proprio così? Cioè è proprio così noi dobbiamo considerare l'analisi della nostra contemporaneità? Cioè è proprio questa la dimensione che cui il dispositivo ci introduce? Ecco, a mio parere non è così, non è assolutamente così. Sono arrivato anch'io forse ad una definizione, ad una chiusura nei confronti del dispositivo medesimo. Non è così, perché il dispositivo finisce proprio per costituire un pericolo nell'indagine delle strutture di senso che competono a quella che Dufresne, ultimo autore con cui concludo, che Dufresne chiamava una filosofia della presenza, cioè ci permette di guardare, per usare un'altra espressione deleuziana, il fuori dell'opera, ma non ci permette di guardare la costituzione di senso che è implicita nel concetto di opera. Quindi il dispositivo è un meccanismo ideologico che si dispone intorno all'opera e ci impedisce di indagare quello che è il senso intrinseco dell'opera d'arte, cioè ci impedisce di guardare anche il sistema che è connesso alla percezione dell'opera d'arte come un sistema radicato sul senso, sulla presenza dell'opera, sull'immaginazione come modificazione della percezione. Insomma, è un elogio del fuori che non ci fa comprendere che il senso delle cose può essere anche dentro alle cose stesse. Ecco, credo che in fin dei conti questo sia il dubbio, e chiudo, che a un certo punto del suo pensiero viene anche a Lyotard. Viene anche a Lyotard questo dubbio che forse esiste un dentro delle cose, dove il desiderio non è soltanto pulsione libidica, ma emersione di un senso che nella sua disseminazione ci fa ancora comprendere che la destinazione dell'opera d'arte non è soltanto quella di sciogliersi nella società, negli schermi e nelle ideologie transeunte e contingenti che la società crea, perché forse ciò di cui davvero si ha paura è il dentro, e allora ci si limita ad un elogio del fuori, cioè della dimensione dello schermo.
Allora, grazie moltissime. Il professor Franzini ha dato degli argomenti di estremo interesse. Vorrei, per aprire la discussione, vorrei ricordare solo tre cose. La prima è questa, ma potrei limitarmi a due. Il professore Eugeni ha chiuso indicando nell'oltrepassamento dello schermo e del concetto e dell'idea di schermo, secondo una tradizione che nella teoria dei media, dei nuovi media, viene da Manovich, no? Della storia degli schermi, nella esperienza della virtualità, che ancora non sappiamo bene che cosa significhi, una differente possibilità per l'aistesis, che è connessa alla questione della temporalità. Sono convinto che sia così, forse non è un caso, e a me è capitato di sfruttarlo, diciamo letteralmente, che l'ultimo capitolo dell'ultimo libro di Dufresne sia dedicato al concetto di virtuale, un libro che del resto ha fatto in modo che fosse tradotto in italiano proprio il professor Franzini in una collana da lui diretta, L'occhio e l'orecchio del 1987. Ecco. E la dimensione della virtualità è la dimensione proprio della potenza di senso, la potenza di senso che produce intersezione nei sensi, perché sta a fondamento e sta a soluzione dal punto di vista di Dufresne del problema delle sinestesie. E questo è molto rilevante. Le cose si stanno insieme, ecco, non vedo da questo punto di vista un conflitto, ma un modo per lavorare sulla dimensione della contemporaneità anche neotecnologica. La seconda cosa, e poi mi taccio per dare spazio alle domande, in Lyotard è vero, anche secondo me c'è un passaggio, per esempio Dispositivo tecnico globale dell'arte, un saggio dell'85, siamo molto più in là dal punto di vista cronologico, e Lyotard fa questo, secondo me, interessantissimo ragionamento, e che mi ha intrigato proprio. L'arte da un lato è chiamata a diventare redditizia, gli artisti comunicatori, le opere accessibili. Cioè l'arte è un grande dispositivo che nella sua struttura retorica dispone i giudizi di gusto, appunto, ecco. Ma d'altro canto il compito dell'arte è di continuare a sperimentare un principio di imprevedibilità, una sospensione del probabile, uso la parola epoché, che è proprio una parola fenomenologica, no? Per continuare a progettare situazioni estetiche alternative al regime, non mi voglia male professore Eugeni, della comunicazione. Ecco. E questo è un messaggio che secondo me va valutato. Adesso lascerei chiunque voglia fare delle domande ai nostri relatori. Grazie. Devo dire che mi sento in notevole consonanza con la relazione del professor Franzini. Io ovviamente non ho le sue competenze, però la prima cosa che voglio aggiungere è il dubbio che non mi lascia e quindi qui esprimo, cioè in definitiva tutte le caratteristiche, gli elementi che sono stati portati e presentati nelle relazioni di oggi, l'immagine, l'immaginario, il riconoscimento di sé, la costruzione di saperi, i poteri, il macchinismo, eccetera, eccetera, non significano che non vanno ricondotti semplicemente all'oggi e all'attualità, ma che in definitiva sono sempre esistiti nello Stato e nella religione. Non sono due dispositivi di sempre della storia umana, perché qualunque società deve costituirsi e ricostituirsi, e quindi dall'inizio delle vicende umane abbiamo la costruzione di dispositivi. Ci sono stati fatti gli accenni di carattere estetico e artistico, ma in definitiva il tentativo di costruire
l'uomo sacro da parte della Chiesa, il tipo dell'homo religiosus, attraverso la monumentalità, attraverso la grandiosità dei monumenti, attraverso la musica, la pittura, attraverso la parola, l'omelia, la teologia. Tutte queste forme non sono costruzioni di un dispositivo, costruzioni di un riconoscimento di sé, di una individuazione. Costruzioni del sentimento, della ragione, del tempo e dello spazio, della vita di ogni individuo, di ogni momento dell'esistenza. Cos'è più dispositivo di questo? Prego. Volevo incoraggiare il professor Eugeni sul concetto laddove ha terminato, quando ha detto che per lui il dispositivo non dovrebbe essere solo spaziale, ma potrebbe agire anche nel tempo. Su questo lei ha ragione, perché qualcosa di questo genere è successo nella vita e nella filogenesi. Quando lei ha parlato mi ha fatto venire il concetto di dispositivo filogenetico. Se noi vediamo la vita da dove è nata fino a quello che noi siamo uomini oggi, i dispositivi spaziali hanno preceduto i dispositivi che agiscono nel tempo. I miei studi mi hanno condotto a considerare la genetica come la psicologia delle piccole cellule, degli organismi unicellulari, e la psicologia come la genetica di noi organismi complessi, in particolare l'uomo. Cosa succede negli organi unicellulari? I cromosomi stanno dentro il nucleo, parte l'ARN messaggero che dal nucleo va nel citoplasma a portare un messaggio. Tutto questo è spaziale. Poi nasce il DNA mitocondriale, che agisce, tutto è spaziale. Andiamo avanti, arriviamo agli amebi, i movimenti ameboidi spaziali, sono dispositivi spaziali. Ad un certo momento comincia a nascere la psiche, nasce come mente. Questo l'ha capito il Monsignor Martini, tanti scienziati non l'hanno capito, l'hanno capito Martini, che ne parla, definisce la psiche come un sistema di coordinamento che nasce subito dal momento in cui due cellule cominciano a mettersi insieme, perché ci vuole un coordinamento di tutte le funzioni biologiche. Andando avanti, nasce il sistema neuromotorio, i muscoli, sempre spostamento attraverso lo spazio. Dallo scimpanzé all'uomo, gli embriologi parlano di teleencefalizzazione del cervello, della mentalizzazione. Ed è in quel momento che dai dispositivi spaziali cominciano a nascere i dispositivi che agiscono nel tempo. E questi dispositivi quali sono? In primo luogo, le scatole della memoria dentro il cervello accumulano informazioni per metterlo a disposizione
attraverso il tempo. Per noi, quando noi ricordiamo delle cose del passato, ma perché? Perché delle informazioni ci sono depositate e lì comincia la funzione temporale del sistema nervoso. Quindi l'apparecchio mnesiologico del cervello è un dispositivo che agisce nel tempo. L'altro dispositivo che agisce nel tempo qual è? Naturalmente questo nasce prima. L'altro dispositivo che nasce nel tempo è il superio. Quando Freud dice filogeneticamente il superio è l'ultimo organo nato nel tempo, perché il superio si stacca dall'io freudiano, anche se non sono d'accordo con lui, perché chiama tutto io, per me l'io è più piccolo dell'io freudiano. Il superio si stacca per poter aiutare l'io dal punto di vista morale, per dire quello che stai facendo è bene, non è bene, ma per poter fare questo lo fa grazie alle scatole mnesiche del cervello, perché se no si è accumulato informazione, non si può sapere che quello ti ha fatto del bene, quindi tu non li puoi restituire del male. L'ultimo dispositivo che agisce nel tempo è il dispositivo oratorio, che nasce sempre dietro al dispositivo mnesico, perché io per fare un discorso, parlare della retorica e così di seguito, se la memoria non funziona, non riesco a ricordare niente per parlare. Quindi io la incoraggio, perché la filogenesi ci insegna che ci ha preceduto in questo senso. Grazie. Ci sono altre domande? Quindi abbiamo avuto due sollecitazioni, e penso che i nostri relatori possano intervenire e poi chiudiamo. Ma sarò molto veloce. Sulla prima sollecitazione non ho molto da dire, direi che sono d'accordo. Sulla seconda direi che sono d'accordo, ma diciamo per quello che riguarda in maniera più specifica il mio discorso, anche rispetto, diciamo così, alla provocazione un po' neurale, neurocognitiva, a me interessano molto, per questo tipo di discorso, diciamo, quelle teorie e quelle sperimentazioni contemporanee che legano il senso del tempo alla sensomotricità, cioè ritengono che il senso del tempo non possa essere fatto derivare da un orologio interiore, e quindi anche la propria collocazione nel presente non possa derivare da un orologio interiore la cui base neurale non è trovabile, non è reperibile, ma invece almeno per quanto riguarda alcune finestre temporali, il proprio io temporale sarebbe strettamente legato alla progettazione, alla gestione e al monitoraggio del movimento, ma anche alla percezione del movimento altrui, e quindi questo rimette in gioco anche il fattore temporale anche nel caso dei media, soprattutto audiovisivi. Invece volevo chiudere dicendo che mi sembra che il professor Franzini abbia colto molto bene quello che secondo me oggi è il, diciamo così, il punto chiave di una riflessione sul dispositivo, e cioè diciamo all'indomani del postmodernismo, nel momento in cui insomma la postmodernità si ritiene una stagione superata, facendo un po' i conti con le macerie, con i ripensamenti al netto di tutto, ma in che modo l'idea di dispositivo oggi può legarsi ad una filosofia della presenza, che secondo me, diciamo così, la filosofia attuale, cioè uno dei grandi nodi della filosofia. Dufresne è verissimo, è un autore centrale, è stato ampiamente saccheggiato da Gumbrecht, da tanti altri
da Alba Noe, da tanti altri filosofi della presenza, e soprattutto degli stili, dei modi che la presenza assume. Io penso che anche una filosofia dei media, che pure con la Sobchak insomma si è interrogata sui modi della presenza, però oggi, proprio in base al virtuale, poi non l'abbiamo detto, ma il maggior filosofo del virtuale che abbiamo oggi in Italia è Roberto, che ha dedicato al virtuale un'opera importante. Dicevo, proprio anche in base a questi stimoli, oggi secondo me il problema è questo, cioè se è possibile riusare, riassemblare in un certo senso i pezzi della riflessione sul dispositivo per rimettere in gioco la questione della presenza. Anche, come sai bene, le teorie del teatro, no, hanno molto lavorato su questa cosa, però forse oggi c'è bisogno di una teoria unitaria della presenza che ci manca. Grazie. Sì, e c'è giustissimo quello che hai appena detto, è giustissimo anche che, e c'è dietro anche altre due domande, a mio parere, che sono venute fuori dalle domande emerse oggi. La prima domanda è, lo ammetto, ideologica, la seconda invece è più filosofica. La domanda in fin dei conti ideologica è se insistere sul concetto di dispositivo, se proprio ci fa capire le reti sociali, culturali, semiologiche, semiotiche che sono intorno all'opera, come è stato detto, non ci fa capire la specificità di una lettura dell'opera oggi, in quanto i dispositivi sono semplicemente, e se volete anche molto banalmente, sempre esistiti prima anche che ci fosse il concetto di dispositivo. Quindi in specifico, limitandosi all'opera d'arte, l'opera è sempre stato un dispositivo, cioè una rete di sensi, una rete di dimensioni. Però il concetto di opera deve sempre tentare di fare epoché, se vuole cogliere il senso dell'opera, di questa rete che fa parte di una fondamentale filosofia della cultura che vi è intorno alle opere, o anche di una filosofia della vita che c'è intorno al senso delle opere, ma che non ci permette di interrogarci sul senso dell'opera, sulla specificità strutturale dell'opera, cioè appunto sull'opera come struttura di senso dotata di una di significati intrinseci all'opera stessa. Insomma, è un po' la mia dimensione ideologica, il pericolo di vedere sciogliere nel sociale la riflessione di carattere filosofico, di sciogliere cioè nella contingenza del sociale, nella mutevolezza dei tempi. Io, come avrete capito, ho molta diffidenza nell'elogio dello schermo a tutti i costi, ma gli schermi ci sono assolutamente sempre stati. Il fatto che vi sia una maggiore pervasività non cambia la percezione del soggetto nei confronti di queste strutture di senso. Il secondo allora riguarda la domanda che anche recentemente ci siamo dati, dando una risposta completamente diversa naturalmente. Io non amo neanche parlare di ambienti immersivi. Gli ambienti immersivi che cambiano la nostra percezione sono questioni che proprio non riesco a comprendere. E allora però il problema è, questi ambienti immersivi, cioè questi nuovi dispositivi tecnologici dove però si nasconde la tecnologia, cambiano davvero la nostra percezione del mondo? Per certi versi ovviamente sì. L'aereo cambia la nostra percezione del mondo, l'alta velocità cambia la nostra percezione del mondo, cioè tutti i nuovi strumenti che ci permettono di cogliere delle nuove possibilità che sono intrinseche alla percezione, in un certo qual modo cambiano la nostra percezione del mondo. Noi abbiamo visto più cose di Leonardo da Vinci, abbiamo visto meglio di Leonardo da Vinci, abbiamo visto quella visione dall'alto che Leonardo da Vinci sognava di poter vedere inventando il volo, ma che non riuscì mai a vedere perché appunto non riuscì mai a volare. Quindi sicuramente si ampliano le problematiche della percezione, e i dispositivi tecnologici ci permettono, anche ci facilitano la vita, o per certi versi ce la complicano, eccetera eccetera. Quindi nessuno vuole legare l'aspetto pervasivo e l'aspetto percettivo dei pervasivi,
ma sono davvero delle nuove possibilità per l'aesthesis, oppure in realtà sono soltanto dei modi per ricercare quelle consuete strutture di senso che vi sono all'interno della dimensione dell'aesthesis? E qui torna allora la mia domanda. Se anche se fossero soltanto delle strutture, degli elementi che si innestano su antiche strutture d'ordine percettivo, d'ordine esperienziale, ecco, a mio parere il rischio del dispositivo è quello dell'ideologico, cioè che velino la struttura fondativa dell'aesthesis, cioè la struttura fondativa di una filosofia dell'esperienza che cambia dal punto di vista sociale nelle sue modificazioni, ma che non cambia nella sua concreta struttura di senso. In fin dei conti, uno dei primi a parlare di questi, anche se non usa la parola dispositivo, è Walter Benjamin. Ma le stesse critiche che ho rivolto, paradossalmente, le stesse critiche che ho rivolto a questi autori potrei rivolgere a Walter Benjamin, che vedo sempre darmi delle risposte ideologiche anche in relazione proprio alla questione del cinema come dispositivo della modernità. Bene, grazie molte al professore Ruggero Eugeni e al professore Elio Franzini, e ringrazio voi per l'attenzione e arrivederci. Buonasera.